anche il dottor Enzo Tromboni per la eccellente, squisita e approfondita, diciamo anche a cuore aperto, espressione di quella che è la sua esperienza, che condividiamo in tutto. In effetti l'aspetto di questo tema, coscienza e medicine alternative al sangue, quando si parla di coscienza, si parla di coscienza sia dell'operatore sanitario che del paziente. Talvolta è sbagliato far incontrare le coscienze in conflitto, perché questo toglie serenità. Ove questo è stato possibile, la direzione ci ha permesso anche di favorire l'incontro tra, pur motivate da situazioni diverse, l'incontro di coscienze adeguate. Mi spiego meglio, c'è il medico che ritiene che la vita è un valore sovrano su tutto, è legittimo dal mio punto di vista la sua convinzione, c'è l'altro medico che è convinto che la persona portatrice delle proprie idee possa essere superiore alla vita stessa. Sono due concetti etici completamente diversi, rispettabilissimi. Ovviamente se noi si fa incontrare la persona che vuole salvaguardare a tutti i costi la vita, che è più importante della persona, con la persona sbagliata, questo può causare conflitto. Bene, invitiamo adesso i componenti della presidenza a tornare qui, perché non so se è arrivata la valigetta, sì, sta arrivando adesso, quindi possiamo dare inizio alla tavola rotonda sulle linee guida sul buon uso del sangue, intese anche sul rifiuto. Ah, fra l'altro c'è la signora Tanzarella che deve dare un benvenuto, ma ha avuto dei problemi particolari, se deve andare, si trattiene? Bene, allora eventualmente può partecipare liberamente alla discussione sulle linee guida. Iniziamo la parte operativa dopo l'interessante disquisizione della mattinata. Andiamo a vedere come in qualche modo stiamo cercando di calare in un documento le affermazioni dottrinali. No, sono nell'altro. È pronto. Io direi di fare come prima, di dare lettura dei documenti. Sembra di sì. Allora, se lei con lucido. Dicevo, stiamo cercando di calare in un documento, per una linea guida che comunque avrà una valenza di supporto pratico per gli operatori, di calare le esperienze dottrinali, ma soprattutto le direttive giurisprudenziali degli ultimi anni in tema di rifiuto cosciente all'emotrasfusione o rifiuto all'emotrasfusione in stato di incoscienza subentrata. Procederò dando lettura punto per punto dell'articolato e invito chiunque a qualsiasi titolo e in particolare ai componenti del comitato etico e agli operatori di intervenire per dare il loro parere o per cercare di capire meglio o confutare o rafforzare quanto dichiareremo in questo articolato. Bene, possiamo andare avanti col punto 1. Al punto 1 sembrerà ovvio a molti, e questo mi fa piacere, ma non è ovvio per tutti. Tanto che recentemente purtroppo proprio alcuni magistrati hanno dimostrato di non essere a conoscenza del punto. Comunque diciamo, l'emotrasfusione è un trattamento sanitario volontario che non rientra tra quelli obbligatori, TSO,
costituisce una pratica terapeutica non esente da rischi e necessita pertanto del consenso informato del ricevente, che, preferendo ai rischi delle emotrasfusioni quelli di eventuali alternative, può legittimamente rifiutarlo. Ecco, se l'avvocato Girardone si vuole commentare un po'. Ringrazio per la parola. Mi scuso, prima sono andato via proprio nel momento della discussione, ma avevo un conflitto etico con il parchimetro da superare che mi ha avrei rischiato una multa eccessiva. E mi sembra che quello che ha detto il dottor Macri sia giustissimo, è ovvio, ma non è poi tanto ovvio. Colgo l'occasione che mi è stata data la parola per rubare un minuto a chi mi ascolta. Mi fa veramente piacere, avendo partecipato anche al convegno dell'ormai lontano settembre-ottobre 97, che via via ci stiamo attestando su posizioni che fino a qualche tempo fa potevano apparire avveniristiche e oggi stiamo quantomeno consolidando certi punti. Io rischio di passare per rivoluzionario ed esorbitante, quindi cerco di mantenermi sempre più contenuto. Mi sembra opportuno quello che ha detto il professor Chineschi, illustrandolo più che adeguatamente. Siamo arrivati quantomeno a dover ritenere assodato che almeno nella parte in cui il rifiuto dell'emotrasfusione può essere intesa come rifiuto di una terapia, e questo costituisce un diritto assoluto e inviolabile del paziente. Credo che questa cosa sinteticamente al punto 1 debba considerarsi un dato di fatto non più controvertibile. Io penso che non si offenderà nessuno, o quasi, se spiego che diritto assoluto significa non vincolato neppure dal pericolo di vita. Allora, aspetto pratico di questo punto. Bisogna ricordare agli operatori sanitari che quando si trovano a esercitare la propria professione, e quindi, ripeto, esercitare una professione, non a fare un lavoro, esercitare una professione significa esercitare qualcosa di rischioso, ma esercitarla. Devono prendere delle scelte. La famigerata telefonata al procuratore di turno non serve a niente. Il procuratore di turno non ha alcuna potestà, e questo, per nostra fortuna, i magistrati l'hanno capito, non troverete più un procuratore o un magistrato che vi dia dell'autorizzazione, anche perché quella autorizzazione non ha alcun valore, e anche perché ci sono ancora a Milano dei procedimenti disciplinari contro magistrati date assicurazioni o improprie, perché non ne hanno la potestà, autorizzazioni. Su questo vorrei dare mano forte a quanto è stato già detto, perché per chi non era presente al convegno che abbiamo avuto il 5 febbraio ad Arezzo, c'erano due magistrati, appunto il dottor Fucci della Corte d'Appello di Milano e il dottor Roberto Rossi della Procura di Arezzo. Sì. Il dottor Roberto Rossi disse chiaramente che per lui, cioè anche se non lo chiamavano, perché proprio non vuole assolutamente interferire nei rapporti tra medico e paziente. No, non vuole fare il medico sostanzialmente, vuole fare il procuratore della Repubblica. Quindi su questo vado avanti, penso. Punto 2. Il rifiuto del trattamento emotrasfusionale, che può essere motivato da convinzioni religiose, liberamente espresso da paziente adulto e cosciente, è del tutto legittimo. Anche questo sembra ovvio, ma ci è piaciuto scriverlo. Ci è piaciuto scriverlo proprio per ricordarle immediatamente la legittimità del rifiuto. Attenzione che questo rifiuto, vado sempre nell'aspetto pratico, non cozza contro alcun sentimento o contro alcuna valenza etica della professione medica. Quando si sente dire ma io devo salvare la vita, io devo fare... No, questi sono momenti culturalmente, eticamente
superati. Noi dobbiamo tutelare l'integrità e la salute del paziente. Il rapporto che si stabilisce tra paziente e medico è quello di richiesta di tutela e della integrità, di tutta l'integrità della persona. Quindi non è in contrasto, e se è in contrasto vuol dire che dobbiamo fare un cammino di comprensione etica, di rifondazione etica del rapporto con il paziente. Indipendentemente dai motivi per cui un paziente rifiuti l'emotrasfusione, il medico deve desistere da qualsiasi atto diagnostico e curativo, non essendo consentito alcun trattamento contro la volontà del paziente, anche in caso di concreto pericolo di vita. Pertanto non si configura alcuna responsabilità per omissione. Ora, su quest'ultima parte della responsabilità per omissione, noi ci riserviamo, ecco, vedo il dottor D'Ancona che ha le sue perplessità, ci riserviamo di meglio valutarla con i giuristi che sono intervenuti e che ci hanno promesso una più attenta riflessione. Quindi teniamola per ablata dall'articolato, diciamo soltanto quello che poi è espressione dedotta da tutto quello che è stato esposto, in particolare dalla relazione del professor Fineschi, e tradotta, diciamo, dal codice deontologico. Dottor Macri, sì. Su questo punto mi sembra che era emerso anche negli altri convegni che l'omissione sicuramente avverrebbe nel momento in cui il paziente viene abbandonato, certo. Cioè o prende la trasfusione o niente, allora si configura una possibilità di omissione. Il caso in cui viene fatto tutto quello che è scientificamente possibile al di fuori dell'unica terapia rifiutata dal paziente, per quanto mi ricordo tutti i convegni, non c'è la responsabilità di omissione. No. Sì. Non è mai esistita, da quando esiste il sistema giuridico. Ma nel dubbio è meglio non delinquere, nel dubbio è meglio non delinquere. Cioè è meglio, come ho detto prima, agire da professionisti e quindi andare a vedere qual è il minor rischio. Non so se mi spiego, non siamo qui a parlare della legge sull'aborto, che o ci piaccia o non ci piaccia, cioè è codificata, la prassi ormai è stabilita. Siamo, come premettevo stamattina, siamo in una zona di assoluta ombra. Si è detto stamattina, siamo in trincea, siamo da sole, benissimo, cerchiamo di trovare una linea di condotta, di che cosa? Non la deduciamo da norme specifiche, non ci sono. E mi sembra ovvio che non si vanno a fare linee guida di laddove c'è una norma impositiva che detta la condotta, si vanno a fare proprio dove non c'è. Quindi qual è il momento su cui riflettere? Quello di maggior tutela degli interessi di tutti e, se vogliamo, anche contemporaneamente di minor rischio per l'esercizio della professione. Aveva fatto cenno il professor Fineschi per un intervento. Grazie. Dato che sono questa, chiamiamola assemblea in questo momento, tesa a costruire le linee guida, quindi una specie di consensus conference, l'obiezione che sollevava collega medico è molto pertinente. Bisogna allora fare una piccola premessa. Queste linee guida che il dottor Macri sta esplicitando e discutendo poi per cercare di trovare una linea comune sono volte a comportamenti, chiaramente non sono linee guida che poi hanno un valore stringente. Possono essere condivise o meno e quindi ci sarà spazio anche per eventuali motivazioni dissenzienti, immagino. Certo, certo. E quello che lei diceva però è oltremodo, è giustissimo, cioè non c'è univocità di interpretazione giurisprudenziale. È verissimo perché alcuni addirittura in caso di omissione, anche di fronte a un dissenso, rinviano intanto a giudizio per omicidio volontario, è giustissimo. Questo va detto per onor del vero, perché altrimenti diventerebbe una trascuratezza importante. Però è anche vero che questa frase era messa per significare che se si ragiona in termini di principio, questa è la corretta interpretazione, diciamo maggioritaria, perché corretta è già una scelta valoriale, è la maggioritaria espressione della dottrina. E, proprio perché
non c'è però univocità. Con il dottor Matri, la dottoressa Fiori, ci siamo intrattenuti fuori e devo dire che è una delle frasi che avevamo già posto in discussione, perché probabilmente verrà o depennata o è tuttora oggetto di discussione, quindi giustissimo la sottolineazione, la sottolineatura, chiedo scusa, perché è un fatto controverso, certo. E pertanto è anche dire che non c'è responsabilità per omissione, beh, una scelta e un passare anche avanti a un magistrato che potrebbe interpretare le linee guida come un atto anche di ingerenza, esatto. Sì. Benissimo, vorrei completare un pochino, continuare, non completare perché già completa, sulla scia, diceva il professor Fineschi, per ricordare però l'altro lato della medaglia, perché i magistrati non incriminano per omicidio colposo, ma incriminano anche per violenza privata. Attenzione che l'articolo 610, che se lo vogliamo valutare, se vogliamo fare una scala, costa di più, perché c'è una pena più alta. Come? Ecco, quindi, quando dicevo una premessa, la frase è venuta fuori dal convegno, non era nella linea guida, è venuta fuori dall'ultima riunione da un autorevole rappresentante, è stata messa, secondo me perché aveva un suo senso dottrinale, concordo nell'eliminarla e l'avevo premessa. Sì, ecco. Sì. Ecco, c'è qui l'avvocato forse che le può... Se posso, il problema non è tanto se si procede ad ufficio o meno. Tanto si tra procede. L'altro per la violenza privata si procede d'ufficio. Ma non importa, anzi, se invece che ammazzarlo uno gli si provoca soltanto una lesione, le lesioni sono colpose e lì non si procede d'ufficio e quindi stiamo ancora più tranquilli. Ma il nostro compito, ora qui mi spaccio per giurista, non è quello di dire allora segui questa strada che casomai ti becchi la pena minore o pagando riesci a evitare una querela e quindi un procedimento penale. Questa è non credo che sia così la finalità di questa consensus conference come viene definita. Mi sembrerebbe quasi indecoroso che si arrivasse a questo. Questa non è consulenza spicciola da difensiva. Qui si tratta di dettare dei principi. E mia opinione personale, perché qui siamo a livello purtroppo di opinione personale, quando uno parla non può fare altro. Io ritengo che quella frase sia sacrosanta. Quello che è dubitabile è che vada messa in questo contesto. Cioè, per me è così e non c'è dubbio che sia così. Cioè, non è che non ne posso discutere, ma ne sono fermamente convinto. Quello di cui non sono fermamente convinto è che in una linea guida ci stia bene. Non tutte le cose stanno bene in tutti i posti, indipendentemente dal fatto che siano vere o meno. Direi che la valutazione di opportunità dell'inserimento di questa conclusione, che attenzione, è conclusione logica, c'è un pertanto, e non è che c'è un pertanto tanto per per gradire, è un pertanto perché conseguenziale. È conseguenziale, cioè è così per quello che si è detto prima. Se non si ha il coraggio di dire quello che c'è in fondo, allora ci ri... No, se no lo dico un'altra volta. E ci giochiamo il risultato che abbiamo già voluto ottenere prima. Comunque discuteremo poi insieme al comitato etico se... se togliere la frase o meglio contestualizzarla e esplicarla, vedremo un pochino. Comunque è senz'altro un punto nodale, come è stato prontamente individuato. Punto nodale. Poi io in genere agli avvocati la domanda la pongo diversamente, perché al giurista in quel modo, ora siccome c'è anche l'avvocato, la poniamo diversamente. Lei preferirebbe difendere in queste condizioni un 6 e 10 o sostenere o difendere un 5 e 90? Cioè traduco, una violenza
o un omicidio colposo? Qual è più difendibile? Perché voi, gli avvocati e i giuristi, i medici in genere, comprensibilmente, ci pensano anche, penso che sia comprensibile. Può essere un elemento di scelta della condotta, diciamo non è quello più eticamente improntato, ma può essere un elemento, nell'economia razionale può essere un elemento anche la scelta. Se si fa una questione statistica, devo dire che da quanto ne so io, fino a un po' di tempo fa era più rischioso comportarsi secondo quello che si ritiene oggi essere vincolante sotto il profilo etico, deontologico e quindi anche giuridico, visto che il diritto da un po' di tempo in qua dovrebbe conformarsi all'etica, e quindi sotto il profilo statistico, diciamo, bene, fra molte virgolette, faceva il medico che diceva: ma quale procuratore della Repubblica mai mi rinvierà a giudizio per violenza privata? Non lo hanno fatto neanche a Milano ultimamente, da quello che si è sentito, quindi insomma la storia continua. Non è tanto ultimamente, perché le vicende... Sì, però insomma... diciamo, sì, ultimamente è la drammatica, ecco, l'epilogo. Ecco, l'epilogo. Quindi, e speriamo non sia l'epilogo. Ecco, è una questione meramente statistica. Sono d'accordo con questa, ripeto, molto trita medicina difensiva. Se si guarda verso il futuro, visto che è presente e futuro, direi che oggi il gioco, se si fa un calcolo veramente probabilistico, l'ago della bilancia comincia a spostarsi. Per quanto riguarda una questione di difesa, io riterrei che sia più facile e più dignitoso veramente difendere chi ha rispettato piuttosto che chi è andato contro la volontà del paziente. Vorrei fare una piccola aggiunta su questo. Per quanto mi riguarda, anche se non condivido il medico che per salvare a tutti i costi la vita di un paziente adulto lo trasfonde contro la sua volontà, è ovvio che non lo condivido, ma lo posso capire e rispettare molto più di quello che fa un calcolo qual è il reato minore, eh? Cioè, francamente, fondare la laicità o uno dei limiti dell'atto medico su questa eventualità mi sembrerebbe del tutto offensivo verso gli operatori medici che sono presenti. Sono convinto che non fondano nessuno dei presenti su questo presupposto, ma sul diritto dell'eventuale paziente di accettare o rifiutare. E quel diritto, se mi costa un'incriminazione, difenderemo, faremo cortei a favore di quel medico che ha rispettato un diritto acquisito di un paziente. E li faremo altrettanto se questo viene in qualche modo a cadere, insomma. Ma credo che francamente questo è rispettoso e doveroso verso gli operatori che sono presenti. Punto 4. 3. Punto 3. Il rifiuto del paziente adulto e cosciente, al pari del consenso, può essere revocato in qualsiasi momento e non cessa la propria efficacia in caso di sopravvenuta perdita di coscienza per anestesia, anemizzazione o per altra causa. Che questo, che fino a qualche anno fa poteva essere discutibile, ora penso che non ci sono più argomentazioni. Abbiamo visto, era il punto 3 della diapositiva del professor Fineschi, e penso che possa essere dato per acquisito. Ripeto, praticamente siamo nella situazione del soggetto che dissente, non consente alla somministrazione di sangue omologo, cala l'ematocrito, 5, 4, 3, va in stato di anemizzazione, quindi incoscienza, e si procedeva una volta e si diceva: no, ora non è più in grado di non consentire. Prima non consentiva, lo rispettavo, ora non è più in grado di non consentire, no, vale il mancato consenso, perché si trova logicamente nella situazione di non poter acconsentire perché non ha consentito. E c'è una conseguenzialità materiale. Non possiamo dire ha cambiato idea, no, perché si è ridotto in quelle condizioni per non aver consentito. Anzi, quella condizione è l'evento del mancato consenso, è l'espressione materiale, è la prova provata, se volete, che non vuole, perché non è più in grado di acconsentire per non aver acconsentito, perché se avesse acconsentito non si trovava in queste condizioni. Punto 4.
L'esecuzione coatta, e qui anche lì è emerso, non c'è niente d'offensivo, perché volevo dire, stiamo parlando tra l'altro in un convegno di medicina, e in un convegno aperto a tutti, ma a persone che hanno interesse, e oggi ormai la medicina è scienza diffusa, scienza di interesse pubblico, non è più una cosa, per cui non penso che nessuno si offende se sente parlare di esecuzione coatta o all'insaputa, perché altrimenti il punto che abbiamo detto prima non ha senso. E quindi perché altrimenti si chiede di andare anche, vabbè, lo parleremo al comitato etico, se no si diventa due volte testimone. L'esecuzione coatta o all'insaputa o quindi fraudolenta di sangue eseguita contro il volere del paziente costituisce atto eticamente riprovevole, deontologicamente scorretto ed antigiuridico. Alcune quattro, cioè quinto. Alcune situazioni cliniche, certe anemie e profuse e rapide emorragie si possono risolvere con successo solo mediante trasfusione di sangue omologo. I pericoli connessi alla trasfusione di sangue, tuttavia, anche in caso di prestato consenso, pongono all'operatore il dovere di prendere in considerazione misure alternative ogni qualvolta che sia possibile. E questo non lo commentiamo nemmeno, perché lo diamo per scontato. Posso un attimo? Soltanto per sapere questo, sì. Ma proprio domanda in senso tecnico, solo mediante trasfusioni di sangue omologo, perché è precisato omologo? È proprio ignoranza mia, proprio assoluta. Non si trasfonde sangue eterologo se non in caso proprio di emergenza assoluta, perché deve essere sangue omologo in quanto compatibile. Ah, omologo, non non no, autologo, omologo uguale di gruppo. Perfetto, di compatibilità. Era ignoranza da cui ignoranza di cui sopra, ecco, basta, finito. Il sanitario o l'equipe chirurgica devono esplicitare al paziente, ecco, poi se prestate attenzione a questo punto si vede proprio la natura di linea e dove vuole arrivare, non tanto a essere prescrittiva o aver cogenza o a suggerire, anche perché mi richiamavo e facevo un richiamo alla natura professionale dell'atto, quindi se non c'è una norma non ci saranno nemmeno delle linee guida che impongono, anche perché poi la responsabilità, ricordiamolo, è sempre individuale. Quindi l'attore della decisione è il professionista. E io spero che dalla lettura dell'articolato emerga cosa abbiamo inteso per linea guida. Un suggerimento dello stato dell'arte, un momento di riflessione sotto i tre aspetti di rilievo, quello etico, deontologico e giuridico. Quindi punto 6. Il sanitario o l'equipe chirurgica devono esplicitare al paziente la propria disponibilità in un trattamento programmato ad accettare la limitazione imposta dal rifiuto emotrasfusionale. In tal caso, gli stessi dovranno pianificare la cura ottimale dopo aver attentamente valutato ed informato il paziente dei rischi ad essa connessi. L'accettazione del rifiuto del paziente all'emotrasfusione impone agli operatori di astenersi dal trasfondere sangue omologo per qualsiasi sopravvenuta esigenza intraoperatoria o di degenza, anche in caso di evento emorragico imprevisto o imprevedibile. Attenzione, siamo nella traduzione chirurgica della situazione precedente, nient'altro. Il soggetto che va a operarsi in un intervento programmato non è altro che un soggetto che di lì a poco perderà la propria coscienza, per anestesia questa volta. Quindi non si può poi dire, siccome in quel momento non è cosciente, succede qualcosa. Se io gli prometto, se io stringo un patto con lui, nel cui la condizione sine qua non è proprio quella del non eseguire quell'atto, ma eseguire tutti gli altri, ma non quello, devo tener fede alla promessa fatta. Attenzione, non abbiamo vincolato nessuno, non intendiamo vincolare nessuno, perché abbiamo detto il sanitario e l'equipe devono esplicitare, perché possono anche dire, guarda, io se tutto va bene non te la faccio la trasfusione, cerco, metto i lacci, opererò in crioterapia, ora non mi viene in mezzo, con tutti i criteri possibili, farò un tipo di intervento meno cruento. Però se vado a ledere una vena o mi succede un'emorragia, io te la faccio. È libero il sanitario di dirlo. Ripeto, è libero il paziente, ha il dovere il paziente di saperlo, e ha il diritto il paziente di andare da un'altra equip o in un altro ospedale. Ecco cosa servono, non tanto a fare i testimoni, spero, ma a poter poi acconsentire e a proporre i luoghi dove questi interventi possono essere eseguiti. Quindi non, il limite posto dal paziente non vincola in alcun modo il medico che non lo vuole accettare. Ripeto, non siamo in condizione di emergenza ancora. Punto 7.
programmare un intervento senza informare il paziente che non è stato accettato completamente il limite, questo è esplicativo del precedente, il limite posto dal suo rifiuto emotrasfusionale, confidando che è stato di necessità o durante la narcosi, si potrebbe comunque far ricorso all'emotrasfusione rifiutata all'insaputa del paziente, ed è ontologicamente ed eticamente inaccettabile ed irrispettoso dei diritti della persona e quindi illecito. Punto 8. In caso di paziente di maggiore età, giunto in stato di incoscienza, ecco che qui stiamo cambiando prospettazione, prima era il paziente che giungeva, rifiutava, poi c'era il paziente che giungeva, rifiutava e successivamente andava in stato di incoscienza, ora c'è il paziente che giunge, perviene all'osservazione del medico in stato di incoscienza e quindi non in grado di prestare direttamente il consenso o, il dissenso, o di esprimere il dissenso. Quindi in caso di paziente di maggiore età, giunto in stato di incoscienza o che comunque non sia in grado di esprimere il proprio consenso o dissenso all'emotrasfusione, l'operatore deve prendere in debita considerazione eventuali segnali, documenti o attestati di volontà che inequivocabilmente ne comprovino la motivata e non futile contrarietà all'emotrasfusione, tenendone debitamente conto ai fini della decisione, che dovrà comunque essere esaurientemente motivata in cartella clinica. La conforme opinione dei parenti ha solo un significato di testimonianza rafforzativa della documentata espressione di rifiuto da parte del paziente, mentre il loro dissenso, ove faccia difetto qualsiasi elemento probatorio della volontà del paziente, non può essere preso in considerazione. Ecco, questo è il punto che è stato più dibattuto nel convegno precedente di 15 giorni fa. Sono stati recepiti tutte le osservazioni, penso che siamo arrivate a una formulazione sostanzialmente rispettosa delle varie posizioni oggi prospettabili, perché di quelle che non sono prospettabili penso non abbiano più ad interessare nessuno. Sarebbe troppo per addetti ai lavori andare a parlare della natura giuridica di quel documento. Io vorrei semplicemente fare un discorso più pratico. Ecco, cercare di spiegare un po' cosa significa, cercare anzi di rappresentare quello che potrebbe succedere. Potrebbe succedere questo. Facciamo due ipotesi. Un paziente A che giunge in stato di incoscienza con un trauma addominale chiuso, rottura di milza, gravissima anemizzazione per emoperitoneo. Immediatamente penso che qualunque sanitario del pronto soccorso lo manda in una sala operatoria, lo fanno operare e lo trasfondono. Penso che nessuno può venire a bloccare questo momento terapeutico, no? Il paziente sta perdendo la vita, una grave emorragia, lo trasfondo. Ma lo trasfondo perché? Lo trasfondo perché ne desumo l'implicito consenso. Penso che qualunque persona in quelle condizioni altro non potrebbe desiderare che di essere operato e di ripristinare prima possibile lo stato di salute. Quindi non è che c'è un mio dovere di operarlo se non legittimato dal consenso inespresso ma implicito. Quindi è sempre il consenso che legittima, non un dovere che io non riesco mai a trovare nelle norme codicistiche di salvare la vita. Si deve salvare la vita perché quel paziente vuole che la vita gli sia salvata e quel dovere si fonda qui. Quindi ogni qualvolta io presumo che quella persona vuole che gli sia salvata la vita, gliela devo, ecco l'obbligo si fonda ora, gliela devo salvare. E non salvargliela equivale a cagionarle la morte. Questo è il discorso. A contraris, ogni qualvolta che io mi rendo conto che quel paziente non vuole che gli faccia la trasfusione, non che gli salvi la vita, non vuole che gli faccia la trasfusione, non gliela devo fare, perché solo in forza del fatto che io mi convinco da elementi indiziari, quali un foglio, che non voglio sapere che natura ha, magari confortato da testimoni, mi convinco, io non devo trasfusare. Attenzione, non devo abbandonarlo, non devo non salvargli la vita. E se si scuote la testa, bisogna ripensarci qualche momento in più, perché la legittimità è data dal consenso.
Attenzione che chi vi parla non è ispirato da motivi religiosi, non è ispirato nemmeno da motivi politici, è ispirato soltanto dal raziocinio intrinseco nelle norme giuridiche e soprattutto cerca di conformare la propria convinzione professionale alla giurisprudenza, cioè alla valutazione, all'interpretazione pratica della norma, o se volete alla norma vivente, alla norma azionata nei tribunali, alla norma che ci condanna, che ci fa condannare o che ci fa difendere, o che ci restituisce la libertà e ci fa assolvere. Quindi questo è il momento. Quindi quel foglio non ha un valore, poi magari tra qualche anno potranno trovare una forma per dargli valore, ma il professionista, che ripete, è libero, dovrà scrivere in cartella clinica perché ha trasfuso, se c'era quel foglio. Perché dovrà dire semplicemente perché ero convinto che lui volesse, e spiegherà perché, nonostante quel foglio, se convince, tutto a posto. Perché lui dice, ma ripeto, il consenso implicito, attenzione, non è necessitato. Il consenso implicito deve essere presunto in quanto presumibile, ma se uno ci ha scritto grosso così davanti, mi viene in mente Pannella quando scrive quando scrive no a qualcosa, no, come faccio a pensare che lui invece vuole quella cosa? Se uno scrive qui che cioè, non fumare, come faccio a pensare che si vuole, a presumere che comunque vuole che si fumi? Quindi se ci sono motivi poi ragionevoli, il medico è libero di scegliere. Non c'è una norma, non c'è un magistrato, non c'è nessuno che può indicare in questo momento cosa fare. La coscienza sì, lo può dire. Ma dopo ci assumiamo la responsabilità. E la coscienza deve dire, la mia azione professionale deve essere indirizzata alla tutela della vita o alla tutela della dignità, dell'integrità e del rispetto alla volontà della persona. Allora possiamo fare anche una scelta morale. Attenzione, le scelte morali però sono metagiuridiche. Diceva l'avvocato Gilardoni, il diritto, io non so quanto il diritto deve seguire, perché a me segue molto di più la ruota dell'economia che quella dell'etica. Comunque, io dico che l'etica invece è un'istanza metagiuridica e che il buon medico segue anche istanze metagiuridiche, non solo quelle giuridiche e a maggior ragione non solo quelle, speriamo, non quelle difensive. Comunque, concordando tutte, forse sia l'istanza etica che quella giuridica e in fondo, perché no, anche quella difensiva, penso che il calcolo si sposti da tutt'altra banda, da dove si spostava 5-6 anni or sono. Devo segnalare, c'era una richiesta di intervento. No, ce n'è due, perché prima c'era... No, tre. No. Bene. Io ne avevo vista una e ho segnalato tre. Prego. Deve fare il referto all'autorità giudiziaria. Prego. Arriva un tentato suicidio. Cosa fa il professionista? Qual è arriva la un tentato suicidio. Io capisco la provocazione di questa domanda, mi fa anche non piacere. No, è una domanda provocatoria. Non vogliamo discutere di questo. Non ci piacerebbe, non vogliamo. Comunque cercherò di rispondere. Qui si chiede in pratica: esiste un diritto, anzi esiste un dovere a vivere? Qualche decina d'anni fa si avrebbe detto, potevamo dire, la vita è un bene disponibile. Io penso che l'evoluzione giuridica ha portato, non la risposta, ma ha relativizzato l'importanza della domanda. Non si tratta più di beni disponibili se non in aree giuridiche particolari. Un bene disponibile, per esempio, è civilisticamente disponibile, quindi un rene può essere disponibile alla donazione, perché la donazione è istituto giuridico, ma di rilevanza civilistica. Se intuisco le motivazioni della domanda, non fa niente il medico. Cosa fa? Segnala all'autorità giudiziaria, perché ci può essere ipotizzabile il delitto procedibile d'ufficio di istigazione al suicidio, e dopo presta le proprie cure. Attenzione però che ci troviamo, l'ulteriore provocazione che intravedo ora è questa. Dice, ma questo è una negazione della vita, quindi perché lo cura? Benissimo. Abbiamo già detto che il motivo non deve essere né futile né momentaneo nelle nostre linee guida. Allora, il non viene violentato, perché intanto
anche una volta che viene salvato, lui è libero di buttarsi dall'ospedale stesso, come sempre succede quando uno è determinato. Apre la finestra e fa correre ulteriori rischi alla direzione ospedaliera. Inoltre si può ritenere una grave perturbazione delle capacità volitive in un paziente suicida, per cui io penso che qui non siamo nella stessa specie e stiamo parlando invece di persone estremamente motivate religiosamente e, come diceva il professor Fineschi, ma come dice la Costituzione, noi ci possiamo sorridere, ma ricordiamoci che noi ci diciamo, quelli che si dicono cattolici, qui non so se sono la maggioranza, ma in genere sono la maggioranza, e della morte ne hanno fatto una bandiera, i martiri. Quando si preferiva la virginità alla vita, si faceva un errore veramente sciocco da questo punto di vista, eppure noi le abbiamo portate sugli altari queste persone. Non ci vedo grosse problematiche, nemmeno... se l'avesse messo per iscritto e se il medico si convincesse, se fosse il terzo o quarto tentativo di suicidio, se il medico fosse convinto che... Allora, lei è medico? Ecco, lei deve essere convinto, e lei è il professionista, e lei è l'attore di questa situazione. Lei deve convincere, ce l'ho il consenso a fare quest'atto o no? Poi, è un atto irreparabile quello che faccio? O ci può essere comunque una resistenza, una resipiscenza, un qualcosa che mi... non compromette il diritto tutelato, perché la violenza, una volta che è consumata, la violenza carnale, una volta che è consumata, uno può dire ma che è la violenza carnale, e invece può dire no, rovina la vita dall'altra parte, è la stessa cosa. No, questo sì. Premesso che il testimone diceva, e qui c'era uno davanti, l'unico che oggi è stato qui a parlare, non vogliamo morire. Premesso questo, comunque, seguendo anche la logica che lei ha posto, l'articolo 51 del nuovo codice di deontologia medica, al tema rifiuto consapevole di nutrirsi, quindi assimilabile a quello che lei pone, quando una persona sana di mente rifiuta volontariamente e consapevolmente di nutrirsi, il medico ha il dovere di informarla sulle conseguenze che tale decisione può comportare sulle sue condizioni di salute. Se la persona è consapevole delle possibili conseguenze della propria decisione, il medico non deve assumere iniziative costrittive né collaborare a manovre coattive di nutrizione artificiale, ma deve continuare ad assisterle. Comunque sia, io mangio abbondante, le due dopo se sarà con noi vedrà che non mangiamo. Però questo è un rispetto dovuto alla volontà anche suicida di uno che decide di smettere di nutrirsi. Certo. Professor Fineschi. Non la intendo come una provocazione, ma è una domanda che ha un fondamento, quella che cosa fare davanti a un suicida. Così come è giusto, e se c'ha in tasca o ha lasciato una dichiarazione prima di compiere il gesto, beh, la tematica però, come avevo fatto vedere, non ha diritto di entrare qui stamani. Se si parla per approfondimento culturale è interessantissima e è dibattuta, però non è attinente a quella della linea guida di costruzione del rifiuto trasfusionale. Per motivi, innanzitutto, solitamente si pensi a una diversità fondamentale, che il problema del suicida è una previsione anche... nella costruzione del codice penale il problema del suicida era affrontato, nel senso che dato che la vita, quando fu stilato il codice penale, era considerato un bene indisponibile e tutto, si pensò alla punizione del suicida, che poi non è stata attuata più per motivi umanitari che per motivi di concretezza giuridica attuativa del codice. Però al di là di questo, che cosa fa? Beh, innanzitutto è un presupposto diverso, perché chi pone in essere un atto autosoppressivo evidentemente spesso è ispirato da una condizione di base non pienamente
cosciente, o perlomeno si potrebbe in parte dubitare anche di un dissenso, perché è valido, mi chiedo io, punto interrogativo, un dissenso a chi si è soppresso la vita o ha cercato di farlo. Spesso ci sono condizioni patologiche di base che rendono invalido il consenso, e quindi chiaramente non si può parlare di un consenso o di un dissenso valido. L'ulteriore motivazione è che giuridicamente non è rapportabile la tematica, perché se io parlo di suicida in questo caso non vedo l'attinenza per un altro motivo, che anche la dichiarazione che mi ha lasciato non è valida, e poi potrei discutere su un altro punto, non è valida perché non è fatta da chi è capace di esprimere un dissenso in questo senso. E poi vedo qui il problema che hanno le direttive anticipate in generale, e per questo che dicevo di abbandonarle, vedo la problematica dell'attualità. Io non so, in un instabile di mente o in una motivazione che comunque, come diceva giustamente il dottor Marie, può essere transitoria, non vedo la cogenza a posteriori di una dichiarazione così lasciata. È chiaro che secondo me è invalida quindi per un duplice ordine di motivi, l'attualità e la condizione patologica di base, e conseguentemente lasciamo, però si torna al punto di partenza, Beppe, sì, diciamo così, lasciamo le direttive anticipate e il diritto a morire. Che saranno anticipate, ma vanno posticipate nella discussione. C'era la professoressa Rosadoni del Comitato Etico di Arezzo. Volevo ritornare sulla tematica in oggetto. Ti risulta che, mi sembra, mi ha già risposto il dottor Finestri, ma lo pongo anche a te, nel caso della libertà di coscienza del medico, il medico che in libertà di coscienza, quindi sì, di fronte a paziente incosciente e che giunge appunto in pericolo di vita, comunque decide di trasfondere. Esistono delle sanzioni attualmente? Risulta che ci siano degli atti giuridici nei confronti di questo medico, di sentenze? Mi sembra di no. No. Allo stato attuale, quindi, il medico è ancora ritenuto libero, in libertà di coscienza? Non è nemmeno così. No, ecco, appunto ti devo chiarire. Difatti, io ce l'ho con i testimoni di Geo. Perché non sono abbastanza, sono graduali nella tutela dei loro diritti. Troppo buoni. Ecco. Allora, comunque, una breve risposta penso che sia, anche perché come componente del Comitato Etico, visto che ricordo che è una seduta aperta, ma è una seduta plenaria del Comitato Etico, è plenaria, c'è il numero legale, l'ho constatato, quindi è plenaria. Ordinaria e plenaria con regolare convocazione. E eventualmente si registreranno le astensioni punto per punto o dalla bozza in toto, astensioni motivate o preordinate. Comunque, andiamo avanti. Volevo rispondere un pochino a Rosa. Volevo un attimino. Chi voleva un attimino? Ah, ecco. Non ho risposto però, non so se facciamo una volta. Ecco, dicevo. Non ci sono nemmeno nell'altro senso, non ce ne sono andate. Vede, però, per il medico già essere sotto processo è una sentenza. Perché per arrivare alla sentenza ci sono tanti passaggi. E ti assicuro che già l'avviso di garanzia è una cosa molto brutta per i medici, professionalmente. Non c'è bisogno di arrivare a quello. Non stiamo qui per dire se poi, dopo 3 anni di giudizio, anche in primo grado, anche a livello di merito, si arriva a una sentenza. Siamo qui per evitare di arrivare anche a essere iscritti nel ruolo del COS, solo per questo. Intanto, perché è invitata, volevo intervenire, è invitata appunto a portare anche il saluto e ringraziando anche la comunità professionale di Geova, che sempre ricorda tutti i professionisti della sanità. Io rappresento, credo, di rappresentare con loro almeno gli infermieri del Valdarno. E siccome sono una parte, un componente del comitato etico locale, sono stata, per mia fortuna, devo dire per mia fortuna, ho iniziato i lavori della commissione bioetica regionale toscana, e io vorrei un po' puntare, perché tutta la discussione un attimino, e sono d'accordo con l'avvocato perché riprendo alcuni aspetti che ha detto prima, dall'inizio la discussione della commissione bioetica regionale e nazionale, dal suo inizio e non oggi, ha portato più giustamente, anche con un'espressione di alcuni avvocati all'interno, il diritto a conformarsi all'etica.
Quindi la discussione grandissima che ha impegnato il Comitato, la Commissione Bioetica Regionale dall'inizio, è stata più una discussione, cioè, sui valori. È molto, io lo ripeto sempre, molto, ho imparato e abbiamo imparato tutti, questo grazie al professor Barni, grazie a una serie, molto dalla comunità ebraica. Questo lo dico perché è stata una rappresentanza che sulla sua pelle, voglio dire, ha provato proprio il non avere diritto all'autodeterminazione, tutto quello che è successo poi sulla comunità ebraica nell'ultimo dopoguerra, eccetera. Questa è una prima, secondo me, riflessione. Perché? Perché ormai da tempo, purtroppo devo dire, però l'ha fatto la magistratura, ci ha indicato la strada di ritirare fuori la responsabilità la stagione dell'etica. Non è stata l'etica a fare cioè il contrario, è stata la magistratura che ci ha obbligati come professionisti a tirare fuori la stagione dell'etica delle responsabilità. Questo in tutti i campi, anche nella nostra sanità. Però devo dire anche che tutto questo è avvenuto anche nel contempo la rivisitazione dei codici deontologici, non è venuto a caso negli ultimi anni, come quello dei medici, quello lo stesso degli infermieri, perché la rivisitazione è stata fatta proprio sulla base di questi principi, intanto dei principi non del silenzio assenso e intanto del principio del consenso informato. E qui devo dire che siccome alcuni prima parlavano tanto di informazione, comunicazione, eccetera, di questo ci sciacquiamo la bocca un pochino tutti, ma informare e comunicare non vuol dire dire a una persona una cosa, accertarsi che questo abbia capito, questo vuol dire quando si informa, perché molto spesso noi informiamo, ma questo non vuol dire che l'altro può liberamente scegliere, perché può non aver capito quello che noi gli stiamo dicendo in quel momento, che scelte li poniamo davanti. Primo punto. Secondo punto, ci nascondiamo molto dietro il discorso tecnico-scientifico. Anche qui è un problema tecnico-scientifico, è un problema molto più articolato, molto più complesso. Perché molto spesso, voglio dire, tutte le ricerche scientifiche, voglio dire, non sempre intanto sono alla portata e la conoscenza di tutti i risvolti, di tutte, e credo che di questo dobbiamo prendere anche atto, che sul discorso dell'uso del sangue, al di là del problema ora del rifiuto dei testimoni di Geova, io credo che una grossa mano ce l'abbiano data anche al buon uso del sangue, al di là poi se uno lo rifiuta o non lo rifiuta. Io di questo devo dire che dall'85 con l'avvocato Marzano, professoressa della Sapienza di Roma, che è quella che ha seguito tutta la questione nazionale dei testimoni di Geova, e voglio dire, questo già è sull'obiezione di coscienza, credo che già da allora si cominciava già a porre il dubbio, quando tutta la comunità, anche nostra, eccetera, rifiutava anche il problema del diritto del testimone di Geova. L'altro aspetto che volevo un attimino anche ribadire è che il recupero intraoperatorio del sangue ha visto partecipi molto, gli operatori, voglio dire, sanitari, di questo anche molto sia gli infermieri che i medici, hanno accettato, credo anche nel Valdarno come in altre sale operatorie dell'azienda, hanno accettato di buon grado di fare anche, di provare questo tipo di tecnica, e gli stessi, la stessa associazione di testimoni di Geova si sono offerti per portare gli operatori in altre strutture e far vedere come funzionavano. Di questo credo dobbiamo anche ringraziarli per aver anche agito in questo senso. Detto questo, io vorrei ribadire, leggere solo un aspetto. Il codice deontologico degli infermieri, emanato, rivisitato ora, a maggio del 99, ha due punti nei rapporti con la persona, due punti che riprendono questi temi, e che sono: l'infermiere ha, nell'aiutare a sostenere la persona nelle scelte terapeutiche, garantisce le informazioni relative al piano di assistenza ed adegua il livello di comunicazione alla capacità del paziente di comprendere. Questo è molto importante, averlo ribadito un codice deontologico, che secondo me questo prende anche poi il giudice, al di là di altre cose. Si adopera affinché la persona disponga di informazioni globali e non solo cliniche, e ne riconosce il diritto alla scelta di non essere informato. E questo è l'altro aspetto per chi non vuole assolutamente, eccetera. Credo che esempi tangibili, voglio dire, anche dal punto di vista dei professionisti, anche infermieri, siano questi, sono ormai scritti i codici deontologici rivisitati, e che siano appunto nella
nella via, nel principio, nell'obiettivo di assicurare, non garantire il diritto dell'autodeterminazione, assicurare il diritto dell'autodeterminazione, perché molto spesso si garantisce ma non si assicura. Grazie. L'ultimo intervento, l'avvocato Girardoni. Grazie per la parola. Mi permetto un attimo di essere estremista, come già mi ero preannunciato. Una volta mi scusavo con la giovine età, ora sto meditando nuove scuse per motivi tecnici. E è importantissimo il passaggio dallo stato di necessità al consenso. Però, mi si scusi l'espressione, guardiamo di non fregare sul consenso, perché la valutazione discrezionale del consenso non deve diventare arbitrio, perché sennò giriamo la frittata, ma sempre frittata resta. Quello che prima io facevo per il dovere dato dallo stato di necessità, oggi lo faccio presumendo, ma in maniera quasi assoluta ed arbitraria, che il paziente voglia essere salvato. Attenzione, il consenso va valutato in maniera corretta, quindi è chiaro che una determinata dichiarazione datata nel tempo, lasciata in un cassetto da una parte, non confermata da nient'altro se non da chi potrebbe avere un qualche interesse al fatto che l'interessato possa morire, beh, certo pone dei problemi interpretativi, ma questo non vuol dire che, per fare un esempio, una dichiarazione sostanzialmente attuale e soprattutto attualizzata dal fatto di portarla con sé, soprattutto confortata dall'essere questa frutto di un credo religioso, condiviso o meno, per esempio non condiviso da me, credo che lasci poco spazio alla discrezionalità e all'interpretazione, sempre che per interpretazione non si dica che si intende faccio come mi pare, visto che sono io a decidere. Quindi attenzione. Mi sembra poi, nonostante che sia apprezzabile, perché è proprio nel momento in cui io vado a guardare il caso estremo che trovo le soluzioni e trovo i limiti a certe soluzioni, apprezzabile l'osservazione sul suicidio, ma siamo in un campo completamente diverso, non dico niente di nuovo, è già stato detto, ma una precisazione. Il rifiuto dell'emotrasfusione non è paragonabile al suicidio, perché mentre il suicida provoca la condizione del morire o dello stare per morire, chi si trova in una situazione per cui rifiuta l'emotrasfusione non si è provocato, sta male di suo. Ma non vuol morire. E quindi non vuol morire. Intendo dire, si ha legittimo diritto a morire come si crede, non perché ci si possa provocare la morte. Sotto questo profilo è da intendersi l'indisponibilità, o almeno bisognerebbe fare un passo ulteriore che non dobbiamo necessariamente fare qui e lo faremo in un altro convegno. Ma la cosa importante è proprio questa. Attenzione, chi rifiuta l'emotrasfusione, come chi rifiuta di amputarsi una gamba, come chi rifiuta la chemioterapia se è in stato di gravidanza, e non è un suicida, è una persona che fa una scelta di valori. Quella della chemioterapia e lo stato di gravidanza io posso condividerla per il rispetto che ho per la vita del nascituro. Quella dell'emotrasfusione io personalmente non la capisco, ma non posso che rispettarla. Questo credo che sia il concetto fondamentale. Bene.
andiamo avanti con il punto 9, che rappresenta con diverse argomentazioni, però qualcosa di altrettanto acquisito, direi, perché e qui possiamo essere più chiari che nei precedenti punti, perché l'interesse del minore è particolarmente tutelato dalla giurisprudenza. E quindi vedrete che andremo a dire tutt'altro in questo campo. Vorrei che prestaste attenzione alla circostanza che, pur arrivando a conclusioni diametralmente opposte, ci soffermeremo a rappresentare linee guida di comportamento anche nella non accettazione della volontà del paziente, perché ora andremo a vedere come non si accetta la volontà del paziente. I genitori che rifiutano l'emotrasfusione per i figli rappresentano il problema terapeutico più difficile. I genitori hanno diritto ad esprimere per i figli il consenso o il dissenso alle cure proposte per la preferenza di accettare i rischi alle alternative rispetto a quelle dell'emotrasfusione. Comunque i genitori hanno diritto di esprimerla. Perché? Perché hanno la tutela naturale, perché sono i rappresentanti del minore. È necessario manifestare sempre il dovuto rispetto per tale diritto dei genitori, quindi non prenderli per irresponsabili o per persone settarie o per persone o comunque danne immediatamente una valutazione etica dispregiativa. Benché le emotrasfusioni non siano esente da rischi per il ricevente, la giurisprudenza italiana pone il benessere del bambino tra i valori tutelati di primaria importanza. Abbiamo parlato di bambini e non di minori, perché pur non avendo noi in questo documento accennato all'ipotesi del minore maturo, per semplificazione, proprio perché vogliamo dargli un taglio pratico, ripetiamo però che la giurisprudenza è concorde per il bambino, intendendo per bambino fino a 12 anni, mentre poi ci sono invece altre 14 anni, poi da 14 mi diceva il professore, suggeriva giustamente dal punto di vista codicistico, perché e leggi successive dividono, pensiamo alla legge, dalla legge sull'aborto alla legge attuale ma non attuata sui trapianti, che mette il limite di 14. Mi riferivo ai 12 perché i pediatri, invece gli psicologi in altri ambiti suggeriscono i 12 anni come momento. Comunque abbiamo ritenuto di parlare soltanto di minore e attenerci, diciamo, al limite non condivisibile ma accettato della maggiore età e quindi del bisogno di rappresentanza, ritenendo che dal 18° anno si rientri nell'ipotesi già illustrato. Quindi, in caso di manifestato e ribadito dissenso dei genitori all'emotrasfusione al figlio minore, il medico, ove la ritenesse indispensabile alla tutela della vita e dell'integrità del paziente, dovrà adire il giudice tutelare o il tribunale per i minorenni, che spesso rilasciano provvedimenti d'urgenza per consentire l'emotrasfusione salvavita al minore. Ecco, quindi, quali sono i comportamenti? Rispettare il dissenso dei genitori, manifestare comprensione, rispetto, avvisarli che il medico ritiene ad agire diversamente, e questo ha anche un riflesso pratico che vedremo nel prossimo punto, avvisarli e poi o procedere direttamente alla trasfusione se non vi sono tempi, oppure se vi è tempo, perché l'anemizzazione è progressiva, perché la causa dell'anemizzazione non fa presupporre un'imminente caduta dei parametri vitali, a dire, attenzione, non il procuratore della Repubblica, lo ripeto, che non vi potrà dire niente, non potrà autorizzare niente, ma chi ha la possibilità di limitare la potestà dei genitori o di sospenderla temporaneamente, quindi o il giudice tutelare o il tribunale dei minori. Sono questi i giudici a cui vi dovete rivolgere per il tramite della direzione di presidio. Punto 10. È ovvio che nei casi di urgenza si agisce come in tutte le urgenze, a maggior ragione nel minore non ci sono ostacoli di sorta. Le trasfusioni si possono dividere in due gruppi, quelle indicate ed urgenti, quelle indicate e non urgenti.
Nel primo gruppo, se il sanitario ritiene di non dover rispettare il rifiuto dei genitori all'emotrasfusione sul minore, ha il dovere di informare i genitori di avere inoltrato alla direzione sanitaria ospedaliera richiesta di istanza al giudice tutelare o al tribunale dei minori, volta a limitare o sospendere temporaneamente la loro potestà genitoriale. Nell'ipotesi di assoluta emergenza, qualora il medico reputi i tempi giudiziari incompatibili con la salvaguardia della vita del piccolo paziente, egli è libero di agire secondo i dettami della propria coscienza. Il sanitario o la direzione ospedaliera, in caso di ricorso all'autorità giudiziaria, dovranno avvisare i genitori della possibilità di opporsi innanzi allo stesso giudice alla richiesta di sospensione della potestà genitoriale. Perché spessissimo vengono rilasciati provvedimenti urgenti ablativi o limitativi della potestà. Qualche volta è successo che invece i giudici, quindi è un diritto del genitore di opporsi anche a questo giudizio, e soprattutto al decreto di limitazione. Punto dodicesimo e ultimo. In ogni caso il bambino dovrebbe essere affidato ad un'equipe preparata ad operare nel rispetto del rifiuto emotrasfusionale, specialmente se la trasfusione pur indicata non risulta urgente. Ecco, con questo abbiamo concluso l'articolato. Dottor Mencattini. Questo è il punto, diciamo, più delicato per noi testimoni di Geova, perché abbiamo dei figli che ci sentiamo di dire al comitato etico che di necessità virtù, cioè questa è la situazione attuale italiana, anche se ovviamente non condividiamo, quindi non siamo qui a porre dei problemi la cui soluzione sarebbe quasi impossibile sia per l'operatore che... Sta succedendo qualche cosa? Sono io? Ecco. Però due considerazioni sono importanti sulla delicatezza posta e il rispetto posto al genitore. Il modo in cui il comitato ha articolato questi punti, perché spesso si è notato nel passato un atteggiamento poco riguardoso verso queste scelte. Io francamente, quando nel 1991 uscì fuori il decreto legislativo che prevedeva il consenso alle emotrasfusioni, recitando che non essendo esenti da rischi necessitano il consenso informato, io dentro di me, non lo palesai, ma abbiamo risolto il problema. E invece sono passati circa 10 anni, il problema rimane, c'è tutta una serie di cose da superare. Quindi diciamo che io comprenderei maggiormente, come testimone di Geova, questa articolazione, che pur approvo mio malgrado, se si recitasse in un decreto legge: la trasfusione finalmente non è più esente da rischi, non necessita più del consenso informato del ricevente. Perché non è esente da rischi? Perché nel momento in cui si pone ai genitori la domanda, è come un po' in un referendum: per cosa vuoi, così o cos'ha? Però se voti sì non vale, vale solo il no. Allora mi chiedo, questi eventi di diritto in realtà hanno una sovranità estremamente limitata, cioè quella di dire solo sì, perché nel momento che dicono no, il no non vale. E su questo ho qualche perplessità, francamente, in tema di diritto oggettivo dei genitori. La perplessità è maggiormente poi dovuta ad alcune sentenze, una delle quali a me è piaciuta in particolare, e che quindi rafforza quanto il dottor Macri ha illustrato nella delicatezza dell'orientamento di queste linee guida. Mi riferisco alla sentenza del Tribunale dei minorenni di Bologna, che osserva, con decreto emesso il 28 giugno 1994, il minore è stato affidato alla USL di residenza perché vigilasse sulle condizioni di vita del bambino affetto da talassemia major e gli facesse praticare tutte le cure e gli interventi ritenuti necessari dai sanitari e per i quali non vi fosse il consenso dei genitori contrari ad alcune terapie per motivi religiosi. Erano testimoni di Geova. Tuttavia, tutte le terapie prospettate dai sanitari, notate, è interessante sotto questo profilo la sentenza, presentano gravi rischi e controindicazioni, relazione USL del 21 marzo 1995, e rendono estremamente delicata la scelta in ordine alla salute del bambino. Conclusione del legislatore, dei giudici. Appare pertanto opportuno, alla luce dei rischi presenti, reintegrare i genitori, che sotto alcuni profili appaiono collaboranti con i servizi nella loro potestà sul figlio, affinché possano effettuare personalmente
le delicate scelte relative alle cure mediche da apprestare al bambino, mantenendo una semplice vigilanza della USL sulle condizioni di vita del minore. Cioè, in altre parole, i giudici hanno detto: guarda, sembra che a fare le trasfusioni c'è un problema, a non farle sia un problema, decidete un po' voi come genitori. Perché se è vero, come è vero, che quelli sono genitori sciagurati, allora io ve lo propongo, i 230.000 quanti saranno in Italia, li vigiliamo, li facciamo parlare con psichiatra, se non sono adeguati, li si toglie la patria potestà. Ma se questi sono adeguati, solo nel momento in cui la legge gli dà l'obbligo di esprimere un consenso o dissenso, dire semplicemente che il loro consenso o dissenso non vale niente, mi sembrerebbe molto riduttivo. Comunque sia, rispetto notevolmente la linea data e chiaramente non c'è altra alternativa al momento. Ecco, io volevo dire, a me mi piace ogni tanto, soprattutto in questi argomenti, andare a sentire cosa pensano poi i propri magistrati. Mi sono recato al Tribunale dei Minori a Firenze, dove ho sentito il Presidente, e poi sono stato, che mi ha accompagnato in procura, e mi ha indicato anche il nome di due esperti non togati, che sono quelli. Sono stati estremamente concordi su un punto che mi ha convinto. Non solo per la giurisprudenza, perché io ho ancora enorme rispetto per la giurisprudenza, soprattutto quando è attuale e concordante e maggioritario, ma mi ha convinto soprattutto perché mi hanno parlato un pochino della tutela naturale. Io non avevo mai riflettuto cos'è la tutela naturale. E la tutela naturale non è, o la rappresentanza, non è un alter ego per cui io decido, perché se decido io è come se decidesse lui, no. La tutela naturale è una rappresentanza, come la rappresentanza. Io rappresento la direzione sanitaria, ma non prendo lo stipendio del direttore sanitario mentre vengo qui. Una cosa è la rappresentanza, una cosa è essere. Ed ecco che quell'essere in divenire è probabile che cambi religione, che non aderisca a quell'idea. Per cui io, al di là della giurisprudenza che mi impone di rappresentare quella situazione nelle linee guida, ne sono altrettanto convinto. Trova anche la mia adesione, proprio per la differenza fra tutela e rappresentanza e essere, che sono due cose diverse. Sì, bene, allora se c'è qualche osservazione, altrimenti poi c'è un invito per sabato 4 marzo, si terrà una nuova seduta in Casentino, a Bibbiena, presso la biblioteca comunale. Quindi vale per i componenti del comitato etico, l'invito è per chiunque fosse interessato ad approfondire ulteriormente la questione, magari dopo una settimana di riflessione, se non hanno niente di meglio da fare. Bene. Sì. Per uscire di qui con delle idee più chiare, eventualmente anche avere operativamente dei punti di riferimento. Cioè, semplicemente usciamo di qui con dei numeri di telefono. Io gradirei che esistesse la possibilità da parte degli operatori di poter far riferimento 24 ore su 24 a un rappresentante del comitato etico locale, a un nel caso dei minori, soprattutto quello è il momento più problematico, eccetera. In modo che evidentemente ognuno, ogni sanitario, perché qui non siamo presenti tutti, e chi sta al pronto soccorso, o comunque chi è in prima linea, potrebbe in certe situazioni di emergenza trovarsi in un tale disorientamento, che questo numero di telefono eventualmente risolvesse il problema. Ecco, questa, io auspico questo. Dottoressa Fiori. Perché siamo un po' vaganti. Io volevo fare una precisazione, cioè che il documento che qui abbiamo visto, ovviamente una proposta di orientamento del comitato etico, almeno noi componenti del comitato l'abbiamo esaminato assieme a voi per la prima volta durante queste sedute. Personalmente ritengono, così come ho avuto modo anche di esplicitare già in passato, che
ci si debba tenere anche in questa fase ad un orientamento prettamente etico-deontologico, specie là dove gli aspetti giuridici non sono ben chiari e consolidati, nel senso, o quantomeno di mettere di fronte l'operatore proprio in accordo all'impegno di informazione, anche di formazione del comitato etico, di fronte alle problematiche, anche alle contraddittorietà sia giuridiche sia deontologiche e così via. E però volevo ricordare anche un altro aspetto, cioè che il comitato ha una funzione prettamente consultiva, quindi non si tratta di diciamo un momento stringente. Ovviamente il comitato si sente in dovere, credo, ecco, questo l'abbia anche esplicitato il dottor Macri, di dare degli orientamenti. Io personalmente, ma questa è un'opinione come componente del comitato, mi atterrei, vedrei opportuno attenersi all'aspetto etico-deontologico, perché come abbiamo visto la stratificazione dei tre aspetti giuridici, poi anche giurisprudenziali, può creare dei momenti così di conflittualità, ma anche può essere anche fuorviante per quanto riguarda gli operatori sanitari, là dove non si comprende che si tratta di orientamenti e non di norme a carattere stringente. Grazie. Il professor Fineschi. Allora, la proposta della dottoressa, lo dico anche, mi sento molto altruista in questo, perché non lavorando né ad Arezzo né in Toscana, sono sicuro il mio numero di telefono non verrà dato, e quindi, però effettivamente, dice giustamente, abbiamo discusso e dice ce ne andiamo via, io vorrei. L'ipotesi che fa di avere un pronto soccorso deontologico mi sembra interessante. È un onere in più, ma vedo che il dottor Macri, la dottoressa Fiori, la dottoressa Funghi non temono il lavoro, e quindi che nobilita notoriamente, e quindi è giusto che affrontino anche questo ulteriore onere. Sulle prassi operative io mi aspettavo invece dai due esperti del settore clinico una riflessione sul concetto che di urgenza, che è ben diverso dall'emergenza e così via, cioè magari lì credo che la carta debba essere ulteriormente meditata su questo punto clinico, perché si dice quando la trasfusione in condizioni di urgenza è richiesta oppure non in condizioni di urgenza. Beh, io credo che dal punto di vista medico-legale è pacifico che l'urgenza e l'emergenza siano due concetti assolutamente diversificati, però anche dal punto di vista vostro credo che magari avere dei cardini di riferimento più solidi, clinicamente più precisi, potrebbe essere utile, ma è ovvio che nel caso del minore, come giustamente ammette il signor Mencattini, quindi non certamente porta acqua al suo mulino, dubbi non ce ne sono, il ricorso alla magistratura, al tribunale dei minori e al giudice tutelare è immediato, e quindi non dovrebbero nei minori esserci problemi. Però ripeto, io accolgo veramente con favore la proposta fatta, perché tra gli oneri di chi assume di dover fare una linea guida, le linee guida sono pratiche, quindi dal piano teorico noi si sta scendendo a un... Possono non occuparsi? Appunto no. Allora, però questo è un altro discorso metodologico. Io dicevo, dal punto di vista pratico, la dottoressa ha posto un problema concretissimo. Dice, ci sono delle linee guida. Linee guida hanno un valore perché sono validate, ci saranno, da un comitato etico locale, e vedo sotto azienda USL 8. A questo punto occorre dare forza pratica a delle linee guida e ovviamente onori e oneri, pronto soccorso deontologico di sostegno. Volevo chiedere un consiglio proprio al professor Fineschi, se ritiene che allo Stato vi sia un'opportunità anche per, io soprattutto mi riferisco ai punti controversi, di estendere anche delle linee guida che comunque hanno comunque un significato, un valore anche pratico, operativo, anche stratificando aspetti giuridici e giurisprudenziali, oppure se nell'ambito delle competenze del comitato sia più opportuno, anche proprio per una finalità elettiva di formazione, perché anche questa diventa tra i compiti del comitato, e lasciando poi diciamo ulteriori riflessioni ad altri ambiti medico-legali o comunque anche diciamo soprattutto nell'esigenza di pervenire anche degli orientamenti maggiormente consolidati. Grazie. Allora,
ancora una volta mi si chiede un parere dal punto di vista metodologico. Notoriamente la diffusione delle linee guida ha un iter che è scandito. Le linee guida sono innanzitutto obiettivi, finalità, allora, l'obiettivo è ben chiaro. Poi esiste un problema di finalità che si vuole ottenere con le linee guida. E poi esiste un problema di condivisione, che è fondamentale, e di diffusione, che è altrettanto fondamentale. Quindi io do per scontato, perché siamo qui a parlarne per la seconda volta nel giro di 15 giorni, che vi sia alla base già una discussione di base su obiettivi e finalità delle linee guida. Mi sembra scontato, perché è dal 97 che Arezzo è all'avanguardia nazionale sul punto. Non do per scontato, perché non lo conosco, il punto, se la diffusione e la conoscenza siano altrettanto assodate. E questo non lo posso sapere, perché non fa parte del comitato etico. Quindi conoscenza di queste linee guida è un punto fondamentale, perché giustamente altrimenti i clinici sarebbe un'arma a doppio taglio. Diffusione, questo è un compito interno, perché le linee guida hanno valore solo per l'azienda USL, quindi non hanno ricaduta diversa. Però, ripeto, io il contributo che ho portato è volto alla costruzione. Io su questi problemi più pratici non sono neanche, non ho il polso della situazione a retina. Ma forse la dottoressa Fiore faceva una domanda più precisa, e con un obiettivo come di opportunità. E diceva, bisogna fare visto che dobbiamo fare le linee guida, devono essere linee guida oppure devono essere enunciati metafisici? Non so se è questo cosa, allora. Cioè, perché qualcosa che non affronti il livello giurisprudenziale, che è quello di conflitto sociale, perché il conflitto etico è nato dopo le condanne, dopo il caso Massimo, se ve lo posso storicizzare, in un momento particolare. Il problema che si pongono i colleghi di trincea non è quello del ahimè, non è quello del principio di autonomia, non è quella del paradigma etico, non è quello del codice deontologico, che lo conoscono tutti, lo diamo per scontato. Il comitato etico non è l'organo di diffusione del codice deontologico. Quello lo fa la medicina legale o la direzione sanitaria a cui competono nella nostra azienda. Il comitato etico sta preparando, è stata affidata al comitato etico un compito per il momento di fare delle linee guida che si traducano operativamente, pratiche, e quindi con tutti e tre gli aspetti. E c'è scritto sul pieghevole aspetto etico, giuridico e deontologico. Non ci sottrarremo con contributi propositivi, non si dovrà sottrarre qualcuno con contributi di negazione, non c'è nessun problema. Si dice, faremo una seduta a ristretta ai soli componenti del comitato, una seduta ordinaria del comitato etico, plenaria, con tutto quello che volete, registreremo le posizioni e le proporremo al direttore sanitario. Il direttore sanitario deciderà come azionarle e cosa farne. A quel punto avranno valenza. Penso che personalmente, come coordinatore, reputo che delle linee guida prive di supporto pratico non hanno alcun senso, perché il codice deontologico c'è e, ripeto, è contraddittorio, le norme ci sono. Dal punto di vista etico, se dobbiamo fare una valutazione etica, allora io ritiro tutto, ritorno anche sul minore e rifacciamo tutto e vediamo che applicando i principi etici più elementari arriveremo a posizioni estremamente meno condivise. Rispondo alla domanda della dottoressa Trefoloni. Allora, per quanto riguarda queste situazioni di emergenza-urgenza, il Comitato Sanitario di Testimoni di Geova è reperibile 24 ore su 24, intanto questo è un punto assodato. Noi abbiamo le firme di 130 medici di questa azienda, che nel rispetto della legge sulla privacy, molti di questi ci hanno dato la disponibilità, in certe situazioni specifiche, a chiamarli anche nell'emergenza. Il dottor Macri, infatti, ha detto lui stesso che alle 11 di domenica, mentre era in servizio, è stato chiamato al cellulare. Non è che dobbiamo prenderlo, meno male che non capita tutte le sere. Per ora è questa la realtà. Ecco, per quanto riguarda l'aspetto pratico, è comunque allo studio anche una carta dei servizi specifica, che avrà l'obiettivo di raggiungere anche quegli aspetti pratici, che questo è un documento generalizzato per tutti i cittadini, mentre ce ne sarà uno più specifico che riguarda il paziente testimone, cioè almeno questa era nella volontà della direzione generale, al quale lì
spero che in quello si possa arrivare a affrontare quegli aspetti pratici, che io personalmente condivido, perché poi l'operatore mi fa la domanda che fa la dottoressa Trefoloni: sì, ma se fra mezzanotte e l'una mi trovo in quella situazione, il medico legale chi chiamo per fare la consulenza, l'ematologo quale chiamo? Quindi ci sono delle situazioni che finora, meno male, i medici che abbiamo interpellato non si sono tirati indietro. Ecco, comunque per concludere volevo ricordare che esiste in azienda l'ufficio del comitato etico, che è diretto dalla dottoressa Stefania Massaini, che è lì ad accettare richieste di consulenza, di interventi e di quant'altro possa essere utile. Poi esiste invece per l'aspetto deontologico e medico legale, esistono le sezioni di medicina legale e chiunque ha telefonato ha sempre trovato piena collaborazione, nonostante non sia stata mai riconosciuta una reperibilità vera e propria. Comunque penso che nessuno di chi ha voluto, di chi ha desiderato, ha avvertito l'esigenza di una consulenza, sia mai rimasto impedito o non soddisfatto. Il dottor Meca, che con quale abbiamo rapporti qua in Val d'Arno. A questo punto, ultima cosa, vorrei, tanto per rovinare il fine settimana a tutti e per non dare certezze una volta usciti di qui, che le linee guida non hanno un valore cogente. Questo è l'altro punto fondamentale. In Italia esiste una sentenza che è molto interessante sul punto delle linee guida, che è un'altra grande tematica di interesse medico-legale, in cui non riguarda la terapia trasfusionale, riguarda una dimissione precoce per aver seguito i DRG e la linea guida prevedeva per quella data patologia un tot numero di giorni di degenza. Il medico, per rispettare questo, il paziente non era perfettamente ristabilito, l'ha dimesso, c'era anche una linea guida interna validata dalla direzione sanitaria e in sentenza non è morto il paziente, ha subito dei danni da dimissioni precoci e si trattava di un intervento chirurgico. La sentenza del giudice di primo grado è molto significativa perché dice: beh sì, è vero che ha seguito le linee guida e così si difende portando in giudizio che evidentemente l'azienda convalidava questo orientamento, ma la discrezionalità del medico e la responsabilità esatta è individuale e conseguentemente le linee guida qui si fermano. Questo lo fa per tranquillizzare tutti, ripeto.